Penso che la discussione la facciamo dopo, quindi io prego Antonella Diamanti di parlare, appunto, di far emergere gli aspetti pediatrici. Antonella Diamanti penso che sia, diciamo, più che conosciuta, sicuramente rappresenta un punto di riferimento non solo per la nutrizione ma per i modelli di assistenza e credo che il pediatra abbia poi la peculiarità di dover gestire, diciamo, un po' a 360 gradi il bambino che non può essere soltanto intestino. Prego Antonella. Grazie, grazie molte, grazie Imma, grazie al professor Guglielmi e grazie al Filo per la Vita, Sergio e Margherita che al loro impegno che mettono ogni anno nell'organizzazione, ma non solo del congresso, insomma, le tante cose, le tante sfide che stanno cercando di vincere, speriamo insieme di poter fare sempre meglio. E dunque, io ho messo qualche nota storica perché secondo me un po' tracciare quello che ancora c'è da fare nell'ambito della nutrizione parenterale non può che partire da un concetto importante, cioè che la storia dell'insufficienza intestinale e della nutrizione parenterale è una storia giovane, nel senso che probabilmente anche in pochi anni siamo riusciti, secondo me, nonostante tutto, rivedendo un attimo la letteratura, rivedendo da cosa siamo passati, da dove siamo partiti, secondo me comunque i traguardi ne abbiamo fatti e delle cose sotto il profilo clinico e sotto il profilo assistenziale sicuramente sono state importanti. Io vi ricordo che il primo lavoro che parlava di nutrizione parenterale a domicilio era questo lavoro di Goulet di Ricourt del 1972. Quindi questo è stato il primo lavoro, quindi siamo una storia che è più o meno 50 anni, quindi è un qualcosa, è una specialistica, perché poi è diventata una specialistica, perché probabilmente la difficoltà poi di avvicinare anche il mondo dei gastroenterologi dell'adulto, ma anche dei pediatri a questa materia, perché questa è una specialistica nella specialistica e che quindi sotto il profilo clinico e sotto il profilo assistenziale dà una serie di complicanze, una serie di problematiche che in qualche modo me meriterebbero una conoscenza a parte, meriterebbero una. È un po' un settore a parte. Dopodiché, dopo Goulet, allora, dopo Ricourt, scusatemi, ma Goulet l'ho conosciuto più da vicino e mi viene più facile pensare a Goulet. Chiaramente ci dice che la nutrizione parenterale domiciliare ha cambiato la storia, la faccia della gastroenterologia pediatrica e così è. Perché molti pazienti che di fatto non avevano probabilità di sopravvivenza prima dell'avvento della nutrizione parenterale, adesso con la nutrizione parenterale stanno bene, sopravvivono e non solo, e si autonomizzano da nutrizione parenterale. Ma in questo contesto diciamo che non potevo non mettere anche questa foto. Cioè io chiaramente insomma volevo ricordare in quest'ambito la dottoressa Gambarara che sicuramente nel nostro ospedale ha dato un impulso. Non solo nel nostro ospedale, consentitemi di dire, ma anche a livello proprio dell'ambito italiano, ha dato un grandissimo impulso alla conoscenza e all'evoluzione di questa patologia, in termini proprio clinici e assistenziali. Da un punto di vista di numeri, io ho riportato una casistica francese, ma in realtà i numeri sono estremamente in aumento, ma insomma più o meno la Francia. Come tipo di trend è simile a quello che noi vediamo in Italia e a cui faceva riferimento poi per la regione Piemonte il dottor Aimasso precedentemente. Quindi nel 2014 in Francia 268 programmi, arriviamo al 2019 dopo 5 anni 385 programmi di nutrizione parenterale, quindi c'è poco da dire, c'è un trend in notevole incremento di questo tipo di attività e di cui insomma dobbiamo assolutamente prendere atto e trovare delle soluzioni e delle risposte. Per quale motivo? Probabilmente l'incremento delle diagnosi e l'incremento della sopravvivenza nell'ambito di molte malattie rare gastrointestinali porta anche all'incremento di questo tipo di necessità assistenziale basato appunto sulla nutrizione artificiale. Allora, io ho suddiviso il mio intervento in questi punti perché arrivare a capire quali sono i bisogni ancora non riconosciuti e non evidenti, allora dobbiamo vedere chi è il paziente, innanzitutto in nutrizione parenterale domiciliare, quali
quali sono, che cosa abbiamo fatto finora, cioè quali sono quelle garanzie di qualità che offriamo attualmente in nutrizione parenterale, quindi gli outcome della nutrizione parenterale, e infine quali sono appunto i bisogni ancora non soddisfatti in quest'ambito. Allora, il paziente in nutrizione parenterale domiciliare è un paziente che chiaramente per il 90% è affetto da patologia digestiva come patologia di base, patologia digestiva che, come sappiamo, rappresenta per poco più in età pediatrica, poco più della metà pazienti con intestino corto, il 21% pazienti con disturbi della motilità, il 15% pazienti con disturbi congeniti della mucosa intestinale. In età pediatrica il 70% di queste patologie sono patologie rare, quindi di fatto ci mancherebbe, per arrivare poi alla quadratura del cerchio, a riconoscere questa patologia, l'insufficienza intestinale cronica benigna, come malattia rara in toto, per poter arrivare al 100% di definizione di malattia rara. I pazienti con intestino corto sono per il 50% affetti da volvolo, i pazienti con disturbi della motilità sono sostanzialmente pazienti con pseudostruzioni intestinali e Hirschsprung con segmento lungo di interessamento gangliare, mentre i pazienti con diarrea congenite sono pazienti con atrofia del microvillo, sindrome del microvillo incluso, tafting enteropati e patologie che in maniera generica chiamiamo patologie autoimmuni, ma di fatto sottintendono adesso una serie di patologie più ampie, quali l'EVEA o IBD, difetti immunitari che sono poi trattati anche precocemente con trapianto di midollo, come vedremo. E dunque, qual è il punto? Perché la parenterale? Allora, indipendentemente dal tipo di diagnosi, che può essere la sindrome da inclusione dei microvilli in cui il microvillo non è in grado di svolgere le proprie funzioni, o la tafting enteropati, o la pseudostruzione intestinale in cui c'è un'occlusione cronica del tratto gastrointestinale, quindi un disturbo di motilità che impedisce l'assorbimento, impedisce l'utilizzo fisiologico dell'apparato gastrointestinale, o sia essa una condizione di intestino ultracorto in cui c'è una riduzione notevole della lunghezza, la parenterale è un salvavita. La parenterale in tutte queste patologie è assolutamente una condizione, un trattamento indispensabile per favorire e per permettere la sopravvivenza a varie categorie di pazienti che hanno varie forme di non funzionamento dell'apparato gastrointestinale. Ma non solo. La nutrizione parenterale attualmente sta diventando, e dobbiamo viverla in questo modo, cioè i pazienti in parenterale devono essere mantenuti e trattati nel migliore dei modi possibili, perché può essere, abbiamo delle strategie terapeutiche che consentono a molti di questi pazienti poi di uscire fuori dai trattamenti, quindi la parenterale talvolta è un bridge, è un ponte verso trattamenti che consentono il raggiungimento dell'autonomia intestinale. Questi trattamenti nel loro insieme sono le terapie ormonali, come vedremo, la nutrizione enterale avanzata, il trapianto di midollo, l'impiego di biologici in molti pazienti che hanno forme di diarrea intrattabile su base infiammatoria. Quindi in qualche modo la parenterale non solo è un salvavita, ma in qualche paziente è una soluzione a ponte per arrivare poi a risoluzioni definitive del problema, che sono possibili. Quali garanzie di qualità noi diamo in nutrizione parenterale? Allora, le garanzie di qualità, i requisiti di qualità della nutrizione parenterale. Sicuramente molti i centri che si occupano di nutrizione parenterale seguono, noi abbiamo le linee guida per la gestione della parenterale che di fatto ci danno, su cui e su queste indicazioni noi facciamo i nostri programmi di nutrizione parenterale, quindi il fatto, la disponibilità di linee guida sicuramente per la gestione della parenterale sicuramente è un grosso requisito di potenziale qualità poi del trattamento. Sicuramente il fatto che di avere la disponibilità di centri multidisciplinari che si occupano di nutrizione parenterale sicuramente migliora la gestione di questi pazienti, ma altro elemento è ormai l'inserzione del catetere venoso centrale sotto guida ecografica, ha ridotto fortemente la possibilità di trombosi e quindi di riduzione della disponibilità dei vasi venosi per il posizionamento dei cateteri venosi centrali. E se parlava anche il dottor Aivasso in precedenza, la taurolidina, sicuramente l'impiego della taurolidina in molti centri sicuramente è una garanzia di qualità e che dà dato nel tempo una riduzione importante poi dell'indice del numero di sepsi. Gli outcome, quindi, alla luce
alla luce di tutte queste premesse, quindi di fatto facciamo dei trattamenti che qualitativamente rispetto a 50 anni fa sono migliorati e danno delle garanzie a questi pazienti. Ma quali sono i risultati di questi trattamenti se noi dovessimo andare a valutare l'aspetto in termini di sopravvivenza? Questo era uno studio nostro vecchio che prendeva in esame pazienti valutati tra l'89 e il 2006, avevamo una sopravvivenza intorno all'80%. Questo secondo studio che vedete è uno studio francese che prendeva invece in esame i pazienti della decade successiva dal 2000 al 2013, si arrivava a un 90% di sopravvivenza dei pazienti in parenterale. Questo è uno studio nostro più recente, soltanto su pazienti con intestino corto. Vediamo le singole, prima vi parlavo delle singole cause di insufficienza intestinale. Nei pazienti con intestino corto in realtà attualmente noi la sopravvivenza è al di sopra del 90%. Questi sono pazienti con pseudostruzione intestinale, in cui andavamo a valutare nelle varie decadi come era stata nelle singole decadi la sopravvivenza. Di fatto nei pazienti con pseudostruzione intestinale nel trentennio 88-2018 la sopravvivenza anche in questa categoria rimane intorno al 90%. Per quanto riguarda le forme invece di diarrea intrattabile, vi cito questo studio perché è uno studio diciamo abbastanza importante che abbiamo fatto e sta per essere pubblicato in ambito della nostra società dell'area di nutrizione della SIGEMP. In aula sono presenti molti degli autori di questo studio e in realtà siamo andati a valutare in ambito italiano il numero di pazienti con diarrea intrattabili presenti e la sopravvivenza in questo studio tra il 2009 e il 2022 in questa categoria di pazienti risultava dell'85%. E sempre soffermandovi un attimo su questo studio, volevo sottolineare un aspetto secondo me importante. Noi in questo studio erano 74 pazienti, di cui 53 italiani, il resto erano pazienti stranieri, extracomunitari. Quindi diciamo che questo tipo di, in qualche modo, questo sottolinea però un attimo, al di là di tutti i dati negativi, no? Però questo sottolinea la bontà però dell'organizzazione sanitaria in Italia. Noi un terzo di questi pazienti siamo riusciti a gestirli, sono sopravvissuti, molti di loro hanno fatto dei travianti di midollo, molti di loro hanno ricevuto dei biologici, molti hanno ricevuto dei trattamenti di nutrizione parenterale pur essendo extracomunitari. Quindi diciamo che forse questi aspetti non sono indifferenti, nel senso che forse socialmente e forse in qualche modo siamo più incisivi forse di quello che noi pensiamo. Ecco, quindi un messaggio un po' di... quindi forse ci si può fare, perché se siamo riusciti a mandare a casa a gestire questa tipologia di pazienti con molte, spesso anche con i servizi sociali dietro, pazienti che anche da un punto di vista di qualità di italiano, di qualità di rapporti, insomma, svantaggiata, quindi persone fragili, però ci siamo riusciti, quindi forse insomma bisogna essere un attimo talvolta un po' più ottimisti. Detto questo, le complicanze di lungo termine. Le complicanze di lungo termine della nutrizione parenterale sappiamo essere la malattia epatica, l'infezione da catetere e trombosi delle vene centrali. Quindi, come le modifiche della nutrizione parenterale, quindi i miglioramenti hanno influito su queste complicanze? Anche in questo, allora, sulle pseudostruzioni intestinali, questo era un lavoro nostro del 2019, in cui si vedeva chiaramente che sia la malattia epatica, sia le sepsi da catetere e sia le trombosi diminuivano fortemente nel corso delle decade. Quindi sicuramente c'è stata il miglioramento dell'approccio alla parenterale e ha ridotto fortemente le complicanze. Questo è l'altro lavoro, sempre sull'intestino corto, in cui si vedeva la stessa cosa, cioè c'è una riduzione notevole dell'incidenza di epatopatie, di malattie infettive e di trombosi delle vene centrali. E quali sono, a questo punto però, veniamo al terzo punto fondamentale, quali sono però i bisogni ancora inespressi e che permangono in questi pazienti? Dunque, io vi farò vedere vi mostrerò delle bisogni non soddisfatti di natura clinica e di natura amministrativa, perché di fatto forse il grosso challenge che rimane, perché noi come clinici forse gli sforzi ne abbiamo fatti tanti, però ci troviamo a scontrare contro questo dinosauro a varie teste, che è la burocrazia, che sicuramente non ci facilita, no, nel nostro ruolo. Sotto il profilo clinico
Le sfide sono quelle di cercare e di in qualche modo di approcciare poi i singoli pazienti delle strategie terapeutiche che siano in grado soprattutto di ridurre la dipendenza da nutrizione parenterale nei pazienti che sono fortemente dipendenti. Cioè, secondo, sotto il profilo clinico, il grosso lavoro che secondo me noi clinici insieme dobbiamo continuare a fare è di cercare di individuare quali sono i pazienti con le prognosi peggiori dall'inizio, quindi il paziente che prognosticamente ha dei criteri prognostici negativi, probabilmente su quello noi dobbiamo insistere anche con dei trattamenti innovativi che in qualche maniera possano migliorare la possibilità di autonomizzarsi da nutrizione parenterale. Ora, sempre ritornando, valutando le varie forme di insufficienza intestinale cronica benigna, ritornando al discorso dei pazienti con diarrea intrattabile, nel 70% dei casi, in questa casistica che vi facevo vedere, il 70% dei pazienti si autonomizzavano da nutrizione parenterale, il 30% rimanevano dipendenti. I pazienti che rimangono dipendenti da nutrizione parenterale sono i pazienti con difetti congeniti, quindi pazienti con sindrome del microvillo incluso, con tafting o con la sindrome trigoepatoenterica, che è una sindrome minore, di minore frequenza, ma che comunque era presente in questa statistica. Quindi allora ci sono possibilità per questa tipologia, quindi probabilmente le modalità con cui i pazienti con diarrea intrattabile riuscivano ad autonomizzarsi da nutrizione parenterale sono state le terapie immunosoppressive, il trapianto di midollo, l'impiego di biologici nelle forme chiaramente su base infiammatoria. Rimane il grosso problema del blocco della secrezione in alcuni pazienti, quindi della secrezione intestinale in alcuni pazienti con diarrea congenite, e di fatto all'orizzonte qualcosa si sta affacciando, cioè dei farmaci antisecretivi, il crofelemer in particolare, di cui ci sono dei trial già in corso fuori Italia e che probabilmente si potrebbe approcciare poi in dei trial clinici effettuati poi anche qui da noi, ma insomma se ne riparlerà probabilmente tra un paio d'anni di questo aspetto, però insomma qualcosa anche in quest'ambito si sta muovendo. Poi per quanto riguarda i pazienti con intestino corto, diciamo che il 60% dei pazienti si autonomizzano da nutrizione parenterale e il 40% rimangono dipendenti. Chi rimane dipendente? Rimane dipendente soprattutto i pazienti con una quota di intestino corto alla nascita dopo l'ultimo intervento entro i 20 centimetri. Quindi al di sopra, al di là dei 20 centimetri, generalmente c'è un andamento buono, quindi c'è una prognosi buona nel corso del tempo. Quindi il 40% dei pazienti che restano dipendenti da nutrizione parenterale con intestino corto, quali sono le modalità su cui noi dobbiamo un po' incidere? Sicuramente sappiamo la chirurgia, che in qualche modo rimodula la rimodulazione chirurgica dell'intestino residuo, ma in particolare quello che sta venendo fuori fortemente nell'ultimo periodo è la possibilità di impiego di terapie ormonali con analoghi del GLP-2 che in qualche maniera stanno migliorando e stanno dando comunque dei risultati in numerosi pazienti affetti da, poi sarà chiaramente un argomento poi del congresso successivamente. Poi per quanto riguarda invece i pazienti con POIC, l'autonomia intestinale in questo caso è più o meno similare a quanto abbiamo visto per l'intestino corto, cioè il 60% si autonomizza e il 40% rimangono dipendenti da nutrizione parenterale. Che cosa c'è all'orizzonte per le pseudostruzioni intestinali? Non vi parlo qui delle terapie con cellule staminali, della possibilità di trapianto di microbiota, che sono degli argomenti forse ancora di là da divenire, mentre un qualcosa di più concreto sembrano essere la possibilità di modulare le terapie nutrizionali anche per via enterale mediante in qualche modo lo studio e l'approfondimento di quello che è il rapporto tra gli ormoni gastrointestinali e la motilità intestinale. Quindi in qualche maniera potrebbe essere questo e sta diventando in qualche modo un argomento di estremo interesse per modulare la motilità dell'intestino, quindi sfruttando le capacità autoctone dell'intestino di natura ormonale per cercare di modulare la motilità. Veniamo ora però secondo me all'ultimo argomento che secondo me al di là di tutto questo ci sovrasta, nel senso che diciamo che probabilmente su tutte queste cose noi lavorando possiamo realizzare tanto, ma contro la burocrazia purtroppo è difficile poi
così lavorare. Allora, questa era la vecchia linea guida del Ministero della Salute del 2006 sulla nutrizione artificiale domiciliare, che diceva in ambito pediatrico che doveva essere l'insufficienza intestinale cronica benigna affidata a personale pediatrico esperto o tutelata da normative definite e con, sulla base quindi delle esigenze cliniche dei pazienti ed omogenea su tutto il territorio nazionale. Così recitava la linea guida del Ministero della Salute del 2006. E quindi quello che veniva aggiunto qui in questa linea di indirizzo era che ogni regione doveva darsi un'organizzazione di un centro di NAD e di insufficienza intestinale pediatrico. Questa è la realtà. La realtà è che in Italia i centri pediatrici per la nutrizione artificiale domiciliare sono presenti in 7 su 20 regioni, quindi diciamo è stata totalmente disattesa questa linea guida. Ma arriviamo poi al 2017, in cui vengono pubblicati i nuovi LEA, che, in cui la nutrizione artificiale domiciliare rientra quindi nei livelli essenziali di assistenza. Ma qual è il punto? È che ogni regione purtroppo alla fine ragiona in maniera diversa, e che poi non sono in realtà questi LEA del 2017, almeno in questi LEA la nutrizione artificiale non è stata mai oggetto di decreti attuativi specifici che hanno poi consentito il realizzarsi sul territorio di quelle che erano le intenzioni di omogeneizzare il tipo di atteggiamento e di interventi. E qual è il punto? Io vi riporto una cosa freschissima, capitata proprio questa settimana. Noi, dopo una aver avviato in una regione, non vi riporto quale, ma insomma, in realtà sì, l'erogazione, una volta avviato tutto il processo di nutrizione parenterale domiciliare, avevamo mandato tutta la documentazione eccetera, un amministrativo, perché poi è quello il punto, che spesso noi in questo tipo di problematiche non abbiamo al di là della linea telefonica o della mail un medico o una persona in realtà che sia sensibilizzata sotto il profilo clinico a queste problematiche. Spesso c'è un amministrativo che di contro ci rimanda tutto questo. Questa era una paziente con malattia rara. Quindi il fatto di avere talvolta la certificazione, a me mi spiace dirlo, il riconoscimento di malattia rara, non sempre poi alla fine ci aiuta poi nell'oleare percorsi. E quindi questa, su una paziente con malattia rara, si chiede per l'erogazione dei farmaci extra LEA una relazione attestante, tipologia del prodotto, specificità della condizione del paziente, definizione della richiesta. Quindi in qualche modo c'era proprio un totale disconoscimento di quello che noi avevamo mandato, totale, completamente. Poi per fortuna abbiamo saputo che si trattava di un amministrativo, e la cosa è stata superata poi dal medico, che in realtà poi a cui questo amministrativo faceva. Però insomma, in un percorso clinico molto, talvolta molto difficile, si inseriscono anche questi intoppi di natura amministrativa che fanno perdere tempo, ma non solo a noi tanto lavoriamo e lo facciamo, ma fanno perdere tempo al paziente che rimane ricoverato dentro un ospedale. Quindi è estremamente importante questa cosa. Quindi allora, se io dovessi definire quali sono i challenge amministrativi, se uno dovesse ancora attualmente, la situazione qual è? Difficoltà nell'identificazione dei referenti amministrativi a livello delle varie regioni e delle ASL. Spesso la negoziazione viene fatta sul singolo paziente, necessità di gare d'appalto sul singolo paziente per incaricare il service esterno, tempi ancora molto lunghi per la domiciliazione in molte regioni, difficoltà ad identificare i riferimenti clinici sul territorio e quindi continui viaggi alla volta del centro di riferimento. Quindi i bisogni attualmente non più importanti e inespressi di questi pazienti sono in realtà questi, perché poi alla fine sulla parte clinica, sulla parte di approfondimento, nel senso la terapia chirurgica, l'approccio migliore, ottimizzato al catetere eccetera, lo si fa. Però purtroppo è questa base che manca totalmente. Quindi, per arrivo ai messaggi finali, il passato, il presente della insufficienza intestinale, che cosa è stato? La nutrizione parenterale domiciliare ha rappresentato e rappresenta la terapia salvavita di molte condizioni patologiche rare e complesse, che ha consentito a tale patologia di emergere dall'iceberg del mancato riconoscimento clinico.
E il presente e il futuro, cercare di massimizzare nella maniera più assoluta e il più precocemente possibile l'adattamento, modulando le strategie disponibili che consentono di far emergere dal tunnel della dipendenza dalla nutrizione parenterale domiciliare. Ma presente e futuro sono anche lavorare insieme, e qui chiaramente credo di interpretare poi i pensieri di Sergio, un penny per i pensieri di Sergio in questo momento, come si suol dire, e lavorare insieme per abbattere gli ostacoli che molte famiglie continuano a presentare nel loro percorso. Quindi questo è sicuramente un challenge per il presente e per il futuro, e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Antonella.